Bentornati sul canale di 4K. Oggi siamo in due perché sì. Porteremo un format un po' diverso dal solito, cui sceglieremo gli anime che vedremo appunto durante la stagione estiva. Possiamo iniziare. Possiamo usare Anime Chart per vedere questi anime solamente perché è più bello esteticamente, non per altro. Anche Miami. Ma guarda com'è carino questo. Ce l'ha anche Miami. Ma è carino! Ne ha di più. Allora, io qui come primo vedo già un bello shonen ai che andremo a guarderò cliccare. Sicuramente. A me non mi sembra, non c'è neanche un... Non c'è neanche un PV, bene, molto bene. Però mi sembra l'ho visto in questi giorni su Facebook che girava. Un maybe watch perché lo vedi solo tu. Mm-hmm. Il prossimo è Katsute Kamidatta Kemonotachie. Lo studio mappa. Vabbè, la mappa è già più famosa, quindi si può già aspettare qualcosa di meglio. Mappa ha fatto Yuri on Ice, sta facendo Dororo. Ha fatto anche Shingeki no Bahamut. Shingeki no Bahamut, si esatto. Vede. Sembra interessante. Sì. Cara design non è male. Sembra ambientato draghi, quindi mi sembra più quell'altro isekai, quello militare con i draghi. Gate, bravo. Sì, ma l'ho droppato, non mi interessava. Gay. Direi che possiamo anche andare avanti, visto che no, è la terza serie. No, perché la terza serie, già la prima non mi interessava quando uscì, perché periodo dove c'erano solo idol maschili barra... Non gli diamo neanche la possibilità di essere... No. Dumbbell Nankiro Moteru, quanti chili hai perso? Allora, questo sa di anime da 10 minuti. Questo è un anime da me. Ma lo sai che lo droppi come abbiamo fatto? Senti, non ho da lavorare, quindi forse riesco a non droppare niente. È bellino. Pensavo fosse più fanservice statico. Invece è carino, dai. Diciamo che questa ragazzina vuole perdere peso. Dimagrire per le vacanze. Un classico. Bellino. Ok. Ok. Pensavo peggio. Però non mi sembra un anime. Quanto riesci a sollevare il titolo? Non quanti chili hai perso. Bella lei, mi piace un sacco. Ma anche la protagonista è bella, è un po' Gyaru. È Gyaru, si vede proprio. Ha tutti e tre gli elementi, bionda, scura con gli occhi verdi. Ok, andiamo avanti. Prossimo. Kanata no Astra. Studio Lerch è quello che ha fatto Radiant. Aspetta, ci è sono delle astronavi. È un harem. Forse ci sono due maschi. Però almeno lui è circondato da femmine. Questi modelli che fluttuano. Ci vorrebbe il meme, quella canzoncina. Il love interest. No. Allora, quindi ora andiamo a vedere Uchi no Ushikono Tame Naraba Ore wa Moshikashitara mo. Non capisco. Sanno leggere. Sì. Avanti. È una novel sicuramente, perché titoli così lunghi, ed è fatto da uno studio che mai sentito in vita mia. Infatti ha fatto solo questo. Mi fa venire il cancro sta cosa, Silvia. Mi ricorda quell'anime brutto con la bambina Koikaze? No. Con la bimba con i capelli neri lunghi. No, con i codini. Cazzo, uguale. Happy Sugar Life. Mamma mia, che schifo. A me sto PV mi basta, no? No. A posto. No, via. Bello. Ci sono i bambini. Basta. Bello per i pedofili, ma per me no. No, grazie. Sì, Dr. Sì, Stone, sì. TMS Entertainment. Ho già visto. A TMS, sì. Che brutti capelli. Il classico personaggio che non mi piace. Proprio per niente. Che brutto cara design. Sì, ma mi sa di vecchio. Sì. Oh. Cioè, oh, calma. Vanno trasformati in pietra le persone. Sì. Boh. Io lo metto in lista perché so che sarà guardato. Però non mi attira.
Non lo so. Oh, guarda che è tornato. Passione, lo studio di quello dei treni. Red Wars. Sì, e mi sembra un demenziale. Sì, demenziale scolastico stile a sabbia su base. No, penso di no. Molto particolare il cara design, eh? Wow. Facce uguali per tutte. Guarda, è proprio un copia e incolla di facce. Spero duri 10 minuti, ma non credo lo guarderò. Questo mi sembra carino. Avanti, di chi è? Ladies. Ladies, ma è proprio la fiera del novellino. Ma questi giro. Studi... Ah no, aspetta. Fermi, non diciamo stronzate. Bellino lei. Ma tutte belline. Tutte lelle. Questi fiori mi dicono... Sì. Mi dicono... È il giglio della lellità. Sì. Oh, c'è un maschio. No. Vabbè, ci sono tante ragazze, magari qualche inciuccio si trova. Che bella. Lei mi piace. E spero non sia ora un harem. Perché c'è solo un ragazzo. Io non però credo. In fondo, non lo credo so. Sia solo un love interest della protagonista. Lo e poi spero. Le altre vanno per cazzi loro. Come si chiama? Arabaru Kisetsu no Otome Domoyo. In pratica vedere. Queste vogliono scopare. Ah, ok. Sì, allora, le ragazze di scuola media, di un club di letteratura, rispondono a domanda cosa vorresti fare prima di morire e loro rispondono... Sexu! Scopare! Enen no Shoubotani. Allora. Questo ha un titolo diverso in Italia, questo. Perché è già uscito il manga. David Production, che ha fatto? Jojo. E poi non mi ricordo. Non mi ricordo che ha fatto perché in più, David. Ci sei più te per queste cose. Non mi ricordo neanche io. Ho già visto mio amore. Perché ti piacciono i personaggi viscidi? No, io ho un altro fetish type. I vecchi. Sì. Quindi in pratica ci sono sti demoni che fanno il fuoco e questi che le devono spegnere, però fanno il fuoco da sotto i piedi. C'è una ragazza con dei deltoidi bellissimi. E c'è una suora. A me lui piace. È bello il biondino. Il protagonista mi fa proprio schifo. Poi con un Naruto style. La suora non mi piace. A me non dispiace. A me le suore non mi piacciono negli anime. Manco e Index sister? Mi piace. E sister? Ma lui non è una suora. Si chiama suora, si chiama sister. È meglio. Mi piace molto la resa dei demoni con questo fuoco molto... finto, ha fatto un sacco bene. Chi era per farlo? È la David Production. Allora vabbè. Lui è uguale a cosa? Di Boku no Hero Academia, guardatelo bene. A me non piace. A me ricorda Rin. Rin più cattivo. Sempre di Blue Exorcist. Blue Exorciccio! Sì, ciccio. Oh. Da quello che ho capito, lo chiamavano demone perché ho sentito Akuma. Quindi forse è stato lui a... uccidere la famiglia perché lui è un demone. La casa. Forse ce l'ha dentro il demone. Oh, Naruto. Wow. Della Shonen Jump a questo manga per caso. Già. Ok. Vabbè, comunque io... Io non mi aspetto niente perché è un battle shonen, cioè molto sembra però bello, è originale, ma originale perché ci sono i pompieri, non sono sì, ma fantasy. Nexus, altra fiera del nuovo entrato o del non si sa, c'è lo stile di Re:Zero, non lo so. Boom. Perché salutano? È come abbiamo fatto noi all'inizio del video. Sì, ma proprio con le mani avanti, proprio brutto. No, ma shoujo, no. Forse pensi sono un po' più serio, non lo so. Mecha. No, ma shoujo mecha, che palle, no. Poi c'è Ensemble Store. Che in anni che è uscito il videogioco, vedo ancora videogioco? Gente. È tipo Love Live, ma con i maschi. Ci vorrei giocare di nuovo Love Live ultimamente. Con quale tempo? Tipo, so che è famosissimo. Quindi per me è... Ah, non ho capito fare. Qual è. Certo, lo fanno tutti ora. Allora sì, questo va visto. Come sei gay? Solo lui? Ma lui è proprio gay.
Vai a vedere se c'è. Ah, questi sono tutti gay, però. Vai a vedere se sta ancora registrando. Sei ancora gay? Te sei ancora gay. Invece, watching di Karakai, io droppai al suo tempo la prima stagione. Però so che è uno shoujo carino. Forse potrei continuare, ma al momento la seconda non la guardo. Invece, Lord Elm e Loi. Oh, vai con calma, eh. Questo sì, perché abbiamo già visto la prima parte. La troica, questi si fanno per fare gli anime. Ah, questo. Ah, è Fate. Ma dura. Quante puntate? Ma secondo me è come quell'altro. Un solo episodio? Mi sembra di sì. No, io credo che questo sia più episodi, perché è proprio una serie. Quello era un episodio zero. Che bellino Waver, quindi. Quindi guardiamoci il trailer, non anche tanto. Se abbiamo visto l'episodio zero. Bellissimo. Che bella. Quindi, vedremo. No, per me se è Fate, io lo guardo. Mi manca. No, ma questo sembra più bello di Fate. Nakano Hito Genome. Genome Silver Link. Non mi ricordo che ha fatto, ma niente di così esaltante. Isekai? Vai, scommetto Isekai. No, per me no. Sì, sì. Lo è, guarda. Andata. Ma è Danganronpa? Poi scommetto che si ammazzano tra di loro. C'è un tempo, quindi. Mi incuriosisce. Ma no, te lo metto. Io sono curioso di questo. Il primo episodio lo guardo. Sembra, molto stile Danganronpa. Partiamo Mao Sama Retry. Ops. Questo non va bene. Cioè, è bello solamente sto tizio qui. Mm-mm. Ma hanno pure sbagliato doppiatore, secondo me. È un doppiatore che secondo me non fa questo genere di personaggi, ma che si sta sforzando a farlo. Non mi ricordo mai come si chiama, però l'ho già sentito sicuramente. Quindi no. Cioè, in realtà io l'avevo scritto, però la prima. Ok, mettiamo maybe. Cioè, questo Restage. Restage Dreams Day, penso sia un sequel. Invece no. E invece no, ha detto una stronzata. Belle queste carte di Love Life. Passiamo avanti. Fureta, lo guardiamo. Urale, è proprio bella però. Cara design è bellissimo. Lei è proprio bella. Ma lei pure è bella. Questa no. A me piace. Questa. No, questa no. Lei. Sa di niente. Ti sa di Tomboy forse, un po'. Che schifo. Raga, 5 ragazze, un ragazzo. Sappiamo cosa vuol dire. Che può andare a cacare. Quindi per me è no, via. No, avanti. No, andiamo avanti, avanti un altro. Bam! Che c'è? Dove sta? Dove sta? Bam! Cos'è Bam? Non lo so. Ah, Bam. È un horror. Vabbè, tanto sappiamo che non fanno paura quelli, gli horror anime. Che bella pioggia. Il suo stand. Sembra l'effetto fatto con Photoshop brutto. Mi sa di Sirius, non so, mi dà. Mi sa di 91 Days, ma fatto peggio. Più fantasy. Oh, cioè Daisuke Ono è tornato, signori. Boh, sì, però. Boh. Chi lo fa? Production IG più un altro studio. Su. Qui. Ancora? Sì. Ok. Manca poco. Aspetta. Wakai Kereba Entai. 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 C'è scritto ecchi e comedy. Ci sono un sacco di bambine intorno a questo tipo. Questo ce lo buttano giù, Questo video ce lo buttano giù. Se esce qualcosa. Ok, carezzine. Che belli. A me piacciono un sacco questi tratti che non sono neri, ma sono marroncini. Sì, sì, che seguono il colore di quello che sta a centro, mi si dice. Però è un harem orrendo. No, non le dette. È una pettanco. Invece ce l'hai detto. Guarda lì. Perché ridere. I giapponesi. Basta. Io credo che il maschio giapponese abbia lì a considerazione che la ragazza senza tette voglia per forza le tette. E quindi guarda sempre quelle. È quello sempre. Che merda. Avanti, basta. Basta. Dai, però è stagione estiva. È l'unico ecchi presente in questa stagione del 2020. Perché nella scorsa c'erano 30 praticamente.
quello con la professoressa e un sacco quello di quello alle terme. Ah, quindi sì, erano effettivamente tre. Erano, ma quelli erano in tre. Nobunaga. Nobunaga ci ha rotto. Me la censuri, vero? No. Nobunaga non ce la faccio più a vedere. Ah. Non li abbiamo visti gli anime con Nobunaga per quello. Ma perché se uno non sa la storia di Nobunaga, forse dovremmo studiare, sì, per apprezzare ste. Non lo so, non mi piace, non so. Studiare. Poi c'è lo studio Din. Allora, lo studio Din. È un terno all'otto, può essere bello, ma può essere una grande schifezza. Ultimamente ha fatto dei bellissimi anime, come Ciao Showa. Bello il caro design, mi piace. Poi magari queste sono immagini solo del primo episodio, dove ci buttano un ma sacco di animatori, un sacco di... Non mi io vado sulla prima, poi lo droppo sicuramente. Però mi può bastare così, se non ti dispiace. Sì, l'ho come visto. Si legge? Vinland. Vinland. Vinland saga. Vinland. Boia. Ah. Ma che gli costava disegnarli? Che bella, che bella. Mi ricorda leggermente Arslan Senki, versione vichingo, tipo. Però si può fare? Copcraft. Mille pense. No, non ho fatto niente. Berser. Andiamo bene. Peggio? C'è la pula, invece in è misto. 2D. Fammelo rivedere meglio. Due mondi, due giustizie. Non lo so tradurre. Oltre di loro. Va bene, mi aspettavo di peggio, sì. Per me, che, per me c'è sì. La pula, per me. C'è la loli. Il primo si può vedere. Isekai Cheat Magician. Siamo due isekai. Asuna. Kirito. E la tizia bio, la tizia con i capelli rosa. No. Ma chi lo vuole vedere un'altra serie? No. Given sulla musica. Given. È uno slice of life musica. Secondo me questo mi piace. Secondo me non mi piace più. Ho visto l'altra visual e non mi piace. Ce l'ho interest? Gay interest secondo me. Va bene. Non c'è neanche un trailer. Ma si vede dalla copertina che non è proprio per noi, eh. Genere slice of life, comedy, magic. Avanti. Quindi Majoko lasciamo stare, per noi è un grande no. Ma sì. Devi ancora finire tutto. Ma è diverso. Sì, lo so che è solo su Accelerator, però è diverso questo, però. Perché ce ne sono 3 della 4 della GC Staff? Perché fa un monte di roba la GC Staff e in questo periodo non ho fatto veramente un cazzo. Quindi io lo metto in Watching, Tuaru, Kagaku 1, Accelerator. Io no, perché l'ho droppato dopo 8 puntate, la primissima stagione, quindi. Dungeon. Ritorna Danmachi dopo quanto? Poco, perché noi non abbiamo visto lo spin-off. Io sì. No, l'hai droppato assieme a me. Sì. Che bella la furrina. È uguale a quella di Fire Emblem. È identica a quella di Fire Emblem, sì. Ah, me l'ho dimenticato la piccolina. Forse dovrei continuare. Il spin-off? Il spin-off, ma è brutto. Fa proprio marcio. È troppo fanservice in quello spin-off. Suyo. Quello, su, però già dalla copertina. Non lo so. Non importa. La mamma. Già nel video giochi online. E lei è un botto forte. È originale. Boh, la prima la guardo. Ma dai. Mi sa di 10 minuti questo anime, però vabbè. Bene, quindi la nostra lista, poi vi faremo vedere anche la nostra lista. La potete trovare sulla pagina Facebook, pagina Instagram. Trovate il link qui sotto. Concludiamo con 18 anime per me, per Nico probabilmente simile. Probabilmente ne dropperò 20 su 18. Che mi faranno schifo tutti. Non è vero, non hai un drop rate così alto. Bene. Ciao a tutti! E il caro e la Sara? Caro e la Sara, un bacione! Un bacione! L'hai capito chi era Salvini? E lui fa un bacione!